è tanto merito di Diana che comunque sicuramente mi ha visto al limite dell'area, poi questa situazione non è che io sia così esperto o comunque abbia così familiarità, però sono stato sicuramente bravo nel girare questa palla di prima, fortunato a trovare piazzamento difficile per il portiere, poi mi sembra che abbia anche toccato terra, quindi col campo di oggi che era veramente scivoloso, sono stato sicuramente avvantaggiato, però vabbè, al di là del come è stato il gol, sono contento chiaramente per la vittoria e perché comunque è un segnale importante per la nostra squadra per questo finale di campionato che ci mette nelle condizioni di credere ancora di più nella salvezza. È stato un po' il sabato perfetto. Voi avete vinto, hanno perso tutte le altre, virtualmente siete salvi, come da molto tempo. Dal punto di vista psicologico è fondamentale, forse. No, ma è chiaro che in queste situazioni la testa fa molto di più delle gambe, delle qualità poi tecniche o tattiche di una squadra, a differenza di altre situazioni dove comunque gli avversari avevano comunque perso, comunque non avevano ottenuto vantaggio, noi non vincendo di conseguenza non potevamo mai fare quel salto in avanti. Oggi è stato, ripeto, come hai detto tu, un sabato perfetto, nel senso che le sconfitte degli avversari sono state amplificate dalla nostra vittoria, ecco. Ti faccio anche qualche domanda su Camolese, il terzo della stagione, uno conosce molto bene l'ambiente, penso dal punto di vista psicologico è entrato subito nelle vostre teste, è riuscito subito a farsi voler bene e voi seguite molto bene le sue disposizioni. No, ma lui è una persona molto pacata ed è riuscito subito a entrare in sintonia comunque con lo spogliatoio, con la squadra. Poi è chiaro che tutto passa dai risultati che riesce da quello che riesce a produrre in campo e quindi dai risultati che ne conseguono. Però sicuramente ha avuto uno splendido inserimento, uno splendido modo di approcciarsi con tutta la squadra. Faccio fare gli auguri di buona Pasqua ai tifosi del Toro. Sì, un augurio speciale a tutti i tifosi, e anche se è retorica, mi aggiungerei al cordoglio per tutte le vittime del terremoto in Abruzzo, perché purtroppo siamo felici, siamo sì contenti di tutto quanto abbiamo prodotto a livello nostro personale, di squadra, di gioco, perché il calcio è effettivamente un gioco, però purtroppo ci sono delle situazioni che sono drammatiche, che meritano un silenzio particolare, credo. Ma è una partita soffertissima fino alla fine, abbiamo dimostrato che ci siamo, nonostante dopo l'1-0 abbiamo preso un gol dopo 2 minuti, mi sembra dell'1-1, però abbiamo dimostrato che ci siamo, abbiamo voluto, cioè soprattutto dovevamo ritrovare il gol del vantaggio e alla fine ci siamo riusciti, però sicuramente non dobbiamo mollare niente e non montarci la testa fino alla fine, ma continuare su questa strada. Con Camolese per te cos'è cambiato? Adesso fai praticamente tutta la fascia, sono aumentati i metri da percorrere su e giù. Ma sicuramente devo correre molto di più, però è il mio ruolo, il mister mi ha trovato questo ruolo, io mi trovo bene, mi metto a disposizione del mister e continuiamo su questa strada. Sicuramente se i risultati arrivano così e vinciamo sempre, va bene così. Ti faccio fare gli auguri di buona Pasqua ai tifosi del Toro. Sì, adesso dopo una vittoria così, che hanno sofferto anche oggi, auguro una serena Pasqua e ci vediamo già da domenica.